Si è tenuto lo scorso giovedì, nella Sala della Gloria dell'Università Cattolica, il ciclo Le sfide attuali della psicologia, con un seminario intitolato La socialità degli adolescenti nell'era di Internet, sfide, opportunità e proposte educative. L'incontro ha visto come relatori diversi membri del corpo docenti, come Daniela Villani e Simona Caravita, oltre che il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento Medicina dell'Infanzia del Fatebene Fratelli, e la professoressa Federica Di Cosimo, referente per il bullismo dell'USST di Brescia. Sicuramente è molto importante approfondire oggi quella che è la nuova identità digitale dei giovani adolescenti. Questo perché gli adolescenti utilizzano ormai quotidianamente i media, ma a volte li utilizzano in positivo, a volte li utilizzano anche in negativo. Infatti abbiamo delle recenti novità legislative che le ricordava, in particolare la legge del 2017 contro il cyberbullismo, ed è stata appena approvata dal Parlamento anche la proposta di legge tesa a intervenire nelle situazioni di sexting, ossia di utilizzo di immagini sessuali per fini di vendetta. Allora, queste sono delle distorsioni dell'utilizzo dei media ed è importante che invece la scuola, gli adulti, i genitori accompagnino gli adolescenti a utilizzare in maniera corretta i media, che sono degli strumenti di grande libertà. E questo è il senso del convegno di oggi. Viene affrontato quello che è l'aspetto positivo dell'utilizzo dei media in digitale dalla dottoressa Villani, che è una docente dell'Università Cattolica, viene affrontato il tema del cyberbullismo, vengono anche presentate delle proposte operative concrete come il progetto WeBecam, che è stato finanziato ed è stato messo gratuitamente a disposizione delle scuole da Banca Intesa San Paolo, e l'esperienza di Parole Ostili, che è un'esperienza volta a promuovere un utilizzo responsabile della rete ed è stata voluta in collaborazione dal MIUR, dall'Associazione di Parole Ostili, ma anche dall'Università Cattolica, che è in prima linea in questa iniziativa. L'evento ha messo in luce quanto strumenti come i social e più in generale il web possano essere armi a doppio taglio e passare dall'essere un indispensabile strumento per relazionarsi con gli altri a diventare un mezzo per ferire il prossimo.